Benvenuti ai telespettatori di questa nuova serie del programma L'Indiscreto. Cogliamo l'occasione per ringraziarvi perché già dalla prima puntata siete stati davvero in tantissimi e ci avete dato la prova che questo modo di fare informazione e questa informazione, senza se e senza ma, funziona. E non parliamo poi delle vostre segnalazioni che arrivano, davvero copiose. È stato siglato a Roma il protocollo d'intesa tra Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, e il presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, per avviare un tavolo tecnico in tema di prevenzione e di contrasto della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione. L'accordo, risultato di un confronto avviato nella comune consapevolezza dell'utilità di una partnership per difendere la cultura della legalità. Esso ha come scopo quello di prevenire possibili rischi di infiltrazioni mafiose e fenomeni collusivi nel sistema dei contratti pubblici. E noi ci chiediamo, e perché non farlo anche nei comuni contratti di compravendita tra privati? Questa puntata parlerà di atti notarili, teste di legno, insomma, un intestatario fittizio, falso, immaginario, finto e irreale. Ed inoltre di grandi estensioni di terreno. Poi ancora parleremo di famiglie mafiose del Messinese, transumate nel Siracusano e di tantissimi comuni cittadini delle città di Carlentini, Lentini, Augusta e Melilli, tutte in provincia di Siracusa. Il 10 giugno 2014 la Gazzetta di Modena scrive che è stata avviata una collaborazione per fermare i fenomeni illegali. Un impegno dei notai modenesi a contribuire alla lotta al riciclaggio di denaro sporco e alla corruzione. E questo è l'impegno assunto dai notai modenesi, presenti al summit organizzato con il comandante del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Modena e il notaio Marco Krog. Il notaio Marco Krog è membro della commissione antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato. Noi riteniamo che l'approccio tra la Guardia di Finanza e i notai è davvero eccellente. La collaborazione della Guardia di Finanza nella lotta alla corruzione e al riciclaggio. Tutto ciò è peculiarità nel senso di una professione che già per legge notarile si pone nell'ottica di identificare le parti e indagare sulla volontà reale. Obiettivo dell'incontro era quello di sensibilizzare i notai sugli obblighi e gli adempimenti. Tutto ciò, in particolare, alla luce delle nuove linee guida del Consiglio Nazionale del Notariato. E perché non estendere a tutta Italia quel che hanno fatto i notai modenesi con la Guardia di Finanza? Già fatto. Ma in Sicilia? Ad Augusta? In provincia di Siracusa? Cominciamo col dire che ci è giunta una segnalazione alquanto stupefacente. Non volevamo credere ai nostri occhi. E così sguinzagliamo i nostri migliori segugi, che dopo alcuni semplici ed elementari accertamenti all'Agenzia del Territorio, ci confermano che il tutto è sbalorditivo. E con gli stessi documenti pubblici alla mano, andiamo a Carlentini, in provincia di Catania, sulla scena del crimine. E andiamo a trovare qualcuno che ne sa di più. Lei mi pare che sia uno dei tanti che hanno subito, diciamo, questo asporto, fra virgolette, chiamiamolo così, dei vostri beni, dei vostri terreni. E ci vuole raccontare come ve ne siete accorti Sì, che vi infatti. hanno fregato i terreni, perché lo possiamo dire, no? Sì, infatti io sono uno dei tanti, assieme ai miei familiari, ai miei cugini, mio fratello, che abbiamo subito questo atto illecito. Avete trovato un altro cognome? Abbiamo trovato altri proprietari. Quindi non voi, non d'amico, ma un altro Un cognome. altro, Siete gli atti. svenuti, no? Sì, ci siamo Come? rimasti un pochettino male. Abbiamo reperito gli atti e abbiamo studiato tutto quello che c'era sull'atto. Ci sono dei terreni che appartengono a comuni di Carlentini, Augusta e Melilli, e si va da 190 particelle circa Sono che tantissime. appartengono a molti proprietari che Compresi sono, voi? Compresi compresi voi? noi naturalmente, Compresi, che anche tante sono gente. oscuri di questo atto Sono negato. ignari. Cosa avete fatto? Ripari cosa abbiamo fatto? Innanzitutto un'azione negatoria è indispensabile, quindi questa di qua. E poi ci Un altro aspettiamo documento, anche assolutamente.
atto dovuto, e poi ci aspettiamo anche una collaborazione delle forze dell'ordine. Mi pare che voi avete fatto denuncia alla Guardia di Finanza, vero? Quindi a un certo punto possiamo dire che l'autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria sono stati in certo senso già avvertiti di ciò, quindi sono già a conoscenza dei fatti, e quindi naturalmente ci sarà un'inchiesta in corso. Sì. Quindi voi cosa chiedete all'autorità giudiziaria? Innanzitutto rivolgiamo i nostri terreni, come lo vogliono anche tutti, certo, i proprietari. Poi che sia fatta giustizia, questa è una cosa normale. Parliamo di un atto, perché... un atto dove ci sono 180 e passa particelle e foglio, quindi magari al comune stesso, quando sono stati richiesti dei documenti, nessuno si è mai chiesto come mai. C'è un unico proprietario e tutto quel, diciamo, quelle quattro pagine, tre pagine che sono di foglio e particelle. Infatti noi siamo rimasti colpiti. Ma sai che noi siamo andati a cercarlo, sì, il proprietario, sì. Ed era ricco? No, non è assolutamente no, infatti si è passato a abitare una casa molto modesta. E quindi diciamo 10 4.000 euro. Allora conviene comprare qui a Carlentini, se i prezzi sono questi, sì, 4.000 euro, può comprare tre quarti di Sicilia, in certo senso possiamo pure dire così, no? Ma certamente non è così, sono convinto che l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia del Territorio, debba un po' accendere le luci, accendere i riflettori, certo, su questi fatti. E ci chiediamo, 100.000 euro ci compriamo tutto il comune. Signor D'Amico, e ci chiediamo come mai non l'abbiano fatto, strano comunque. Chissà, magari forse dopo il nostro messaggio, l'indiscreto, certamente qualcuno andrà a vedere le carte, perché lo devono fare naturalmente. Ma no, perché lo dico io, lo dice la legge, no? Va bene, con questo abbiamo concluso la storia, ma noi non ancora abbiamo finito, perché ancora chissà quanta gente, fra i 190 terreni, foglie e particelle, magari tanta altra gente, come adesso è venuta tanta gente a incontrarci qua in piazza, come l'avranno saputo, non lo sappiamo, comunque sono venuti qui a raccontare all'indiscreto, il programma che sta sulla Web TV Sizzle Inside, e noi siamo contenti di questo, vuol dire che facciamo notizia. Grazie, andiamo a cercare gli altri. Andiamo. Signor D'Amico, andiamo a vedere nel suo terreno chi c'è. Sì, sì, andiamo. Avete appena ascoltato cosa è successo a questo proprietario terriero che a sua insaputa si è visto sfrecciare ad altissima velocità la titolarità della propria terra. Ma purtroppo non è il solo. Abbiamo analizzato già alcuni atti, e sono atti di compravendita di terreni, come questo firmato dal notaio Giovan Battista Coltrario, con studio ad Augusta in provincia di Siracusa. E quello che ci ha lasciati sbigottiti è stato che sullo stesso atto di compravendita, che non pare un atto speciale, come il notaio Giovan Battista Coltrario aveva affermato, vi sono ben 185 terreni, 185. Queste verità di terreni risultano, così come leggiamo sull'atto di compravendita asseverato dal notaio Giovan Battista Coltrario, acquistate da tale Carcione Antonino, ma provenienti da Ausilio Michele di Vizzini, una piccola città in provincia di Catania. Ma i terreni non sono di Ausilio Michele, sono di tanta gente che ignara si è trovata defraudata delle loro terre. Però tale Ausilio Michele di Vizzini, la cittadina dove compare Turiddu, personaggio della nota novella di Giovanni Verga, per una donna sfidò a duello compare Alfio. E quindi non si sa da quale musa ispirato, forse in un periodo di indiscussa crisi occupazionale, avrà pensato bene Ausilio Michele di diventare un facoltoso proprietario terriero. E così si impossessa di ben 185 terreni, ricadenti nel territorio di Carlentini, nel territorio di Melilli e anche ad Augusta. Voi vi chiederete come e se avrà fatto tutto da solo. Noi abbiamo provato a chiederlo a lui personalmente e siamo andati a trovarlo proprio a Vizzini. Immaginando che il nababbo dei terreni dell'Artri, si direbbe in dialetto romano, abitasse in una sontuosa villa o qualcosa di equivalente. Invece... Siamo a Vizzini, no? Stiamo cercando Ausilio Michele in questi quartieri un po', forse, come vedete dalle immagini, un po' degradati, dove ci sarebbe Ausilio Michele, che è proprietario del 180-190... particelle di terreni, e ci chiediamo in effetti
uno che è così ricco come fa a stare un pochettino in questi quartieri, questo contesto un po', è certo che non designo come un uomo benestante. Buonasera signora. Sì, ma di che cosa? Possiamo parlare con suo marito, siamo venuti per aiutare suo marito, signora. Glielo dica a Michele, siamo qui per aiutarlo. Lui non c'era, c'era solo lei, mi pare, la sera. Mio zio? Sì, mi ha chiesto. Ma che lavoro fa Michele? Che lavoro fa? La sera ti torna? Non lo so. Come non lo sai, lo zio? Non lo so. Ma lei ci vuole parlare con Michele, magari ritorniamo un altro giorno? No. Ritorniamo un altro giorno? No. Vai per aiutarlo, mi scusi, buona serata. Lei lo zio? Il cognato. Allora, noi ci abbiamo provato a parlare con Audilio Michele, però la moglie ha detto che non gli interessa parlare, e quindi noi a questo punto proseguiamo per la nostra strada. Stiamo aspettando se la moglie di Michele Audilio esce da qui, sulla pubblica via. Avete sentito se non voleva parlare? Vediamo. Siamo in via Garibaldi, stiamo cercando l'attività commerciale di Audilio Michele. Ora, in mezzo a tutte strade e stradine, ci siamo persi, meno male che abbiamo il navigatore, ma è strano, comunque andiamo a vedere. Era. Garibaldi a Bizzini, al numero 88 dovrebbe risultare la ditta individuale di Michele Audilio. Michele Audilio, il paperone dei paperoni dei terreni, quello di cui abbiamo parlato sinora, però qui non c'è nessuno, abbiamo bussato, sembra che non ci fosse assolutamente nessuno, e che assolutamente sembra un'abitazione normalissima. Quindi non né di deposito sementi e né di altro, così come dice nell'elenco aziende. Comunque mi pare che sto Michele Audilio è la primula rossa per noi, ma forse per altri magari no. Abbiamo scoperto che in via Garibaldi al numero 88, dove c'è l'impresa di sementi e quant'altro, ci sta solo la mamma anziana, quindi sementi non ce n'è. Comunque sto Audilio Michele è uccello di bosco, davvero, non si fa trovare. Continuiamo. Folle corsa, siamo stati qui, siamo stati ovunque, ma Michele non l'abbiamo trovato. In questa casa viste con le creature dell'alta tua fantasia, Giovanni Verga. Ma non è che per caso Audilio Michele si è ispirato a Giovanni Verga per quanto riguarda l'alta fantasia? Sì, alle fantasie che si è inventato Michele intestandosi dei terreni che magari non sono i suoi. Comunque sia, la situazione sembrava davvero ingarbugliarsi ed avere ancora molti lati oscuri.
E per vederci con maggiore chiarezza, noi siamo andati a Ficcanasare dal notaio. Sì, il notaio che ha redatto gli atti. Il notaio Giovan Battista Coltraro. Anzi, onorevole notaio, giacché egli è un deputato regionale di un piccolo movimento politico siciliano. Uno di quei tanti piccoli movimenti politici locali che in Sicilia popolano. Ma di questo ne parleremo più avanti. Abbiamo buttato poc'anzi una bottiglia con dentro un messaggio. Nel messaggio c'era scritto notaio Coltraro. Fatti trovare perché abbiamo da chiederti tante cose. Dove siamo comunque e dovremmo essere qui. Qui dovrebbe esserci lo studio del notaio Coltraro. Comunque lui è lì. Siamo ad Augusta, siamo vicino quel palazzo, il palazzo del comunale, e siamo qua sotto lo studio del notaio Giovan Battista Coltraro. Noi l'abbiamo visto entrare dentro la banca, forse perché magari ci ha visto, ma comunque noi siamo qua fuori, vogliamo chiedere appunto lumi su quello che dice il sito del notariato.it. Due domande semplicissime, quindi non ci inventiamo nulla. Aspettiamo. Sono le 16:10 e siamo qua nella piazza di Augusta. La piazza dove c'è il comune di Augusta, stiamo aspettando il notaio Coltraro, che si è ficcato dentro questa banca e sono da circa un quarto d'ora che non esce. Chissà, ci sarà forse un'uscita di sicurezza nel retro. Aspettiamo. Un televisivo indiscreto di web TV, il Season Inside. Posso fare una domanda con la sua cortesia? Senta, noi abbiamo avuto una segnalazione per quanto riguarda un atto che lei ha fatto al signor Carcione Francesco tra Carcione Antonino. Noi abbiamo visto sul sito del notariato .it, appunto, la principale attività di controllo che dovrebbe fare un notaio per fare l'atto. Lei su questo ci insegna. Senta, noi le facciamo una domanda. Siccome abbiamo saputo... Sì. Non è un atto di compravendita tradizionale. Sì. Sì, no, abbiamo letto che lei dice, sì, abbiamo letto che c'è appello alla legge, alla legge. Sì, sì, ma infatti noi ci chiediamo, con la sua cortesia, cioè, come leggiamo, sito del notariato.it, dove dice verifica per legge ipoteche o vincoli, perdoni, e pignoramento presso l'ufficio territorio, agenzia delle entrate e altre irregolarità. Lei lo ha fatto in questo caso? Certo, è normale, siccome si tratta di un acquisto. Prego, prego. Sì, ho fatto un atto. Sì, ma infatti noi stiamo regolare. Chiedendo, stiamo chiedendo. Lei, no, abbiamo fatto tutti lei gli ha fatto, cioè, lei ha fatto l'adempimento, cioè, per questo. Ho avuto anche l'archiviazione del Consiglio dell'Ordine. Ma c'è anche per questo tipo di atto. Un altro atto con 180, non so, un centinaio di particelle, cioè tre quarti di Sicilia quasi, allora, dove, non so, ma sono tantissime. Un unico proprietario, un notaio. Ma noi chiediamo. Sono stati fatti il sito del notariato.it, la fonte ufficiale, ma dovete fare un'intervista di Ramoserio, oppure dove dobbiamo fare volenza? No, stiamo chiedendo una sua consulenza, siccome abbiamo chiesto al notariato.it e le sto dicendo che verifica per legge l'esistenza o l'inesistenza di ipoteche, vincolo o altro. E l'abbiamo verificato. Lei l'ha verificato in questi? Abbiamo verificato tutto, perché si tratta di un atto particolare in cui si tratta di rischi e pericoli. Sono particelle che sono... Allora, lei ci dice che lei ha verificato tutto. Esattamente. L'inesistenza di ipoteche o vincoli, pignoramento presso l'ufficio del territorio, tutto quello che lei doveva fare, quindi anche le irregolarità urbanistiche, catastale, e così notaio, ha fatto questo? Per questi qua, per il signore Carcione, ha fatto tutto? Dunque, il notaio, anzi l'onorevole notaio, perché è anche un deputato regionale, ha detto che ha fatto la verifica per legge dell'inesistenza di precedenti ipoteche o vincoli o pignoramenti presso l'ufficio del territorio. Attenzione, questo lo dice il notariato.it, quindi questo lo dice notariato.it, non è che lo diciamo noi, quindi la fonte ufficiale. E quindi a noi non sembra che tutto ciò che è riportato sul sito del notariato.it, ribadisco, la verifica per legge di inesistenza di vincoli qualsiasi, no?
sia stato fatto, perché qua sono stati scippati dei beni a persone che hanno fatto delle denunce. Quindi noi sappiamo cosa stiamo dicendo, signor notaio. Forse magari lei avrebbe fatto meglio fare un po' più di attenzione. Quindi l'articolo che lei fa riferimento al codice civile non mi pare che forse in questa situazione possa giovare. Comunque mi piace ancora parlare con lei, visto che se n'è andato, adesso parlerò con lei. Parlo con lei. Allora, notaio, visto che lei ha parlato solo un po' con noi, le chiedo ancora, ha fatto la verifica per legge dell'insistenza di precedenti ipoteche o vincoli o pignoramento presso l'ufficio del territorio dell'Agenzia delle Entrate e la regolarità urbanistica e catastale degli immobili? Non risponde. E l'abbiamo tratta dal sito notariato.it. Notaio Coltraro, ma lei in queste centinaia di foglie e particelle, di terreni, ha controllato davvero? Scusate, vorrei confessare un po' di terreni. Sentito il notaio? Egli dice l'acquisto dei terreni è a rischio e pericolo dell'acquirente. E di molti si chiederanno, ma allora il notaio a che cosa serve? In merito a ciò abbiamo ascoltato il cittadino senatore Mario Giarrusso, componente della commissione antimafia al Senato. Ma innanzitutto noi possiamo notare, almeno da quello che si evince dagli atti, che sarebbe stata violata la legge 52 dell'85, che obbliga il notaio, prima della stipula degli atti, a individuare gli intestatari catastali e a verificare la loro conformità con le risultanze nei registri immobiliari. Quindi che cosa succede in questa storia? In questa storia abbiamo un tale, secondo quello che risulterebbe dagli atti, Ausilio Michele, che avrebbe venduto quantità enormi di appezzamenti di terreni agricoli a un esponente della famiglia Carcione, nota famiglia di Tortorici, nota purtroppo alle cronache giudiziarie per indagini sulla mafia, con l'ausilio di questo notaio Giovan Battista Coltraro, senza che il signor Ausilio Michele fosse proprietario di quegli immobili. Quindi un bel giorno centinaia di cittadini, decine di cittadini della provincia di Carlentini, ma di Lentini, di altre province, si sono visti spossessati dei loro beni immobili grazie a un atto notarile redatto da un soggetto che dichiarava di essere proprietario, ma non lo era, a favore di un altro soggetto che dichiara di essere imprenditore agricolo e che vediamo essere fra i soggetti che richiedono l'accesso ai finanziamenti per l'agricoltura. Voi sapete che i finanziamenti per l'agricoltura, i fondi AGEA, sono collegati anche all'estensione di terreno. Sappiamo anche che ci sono moltissime indagini penali per truffe perpetrate dai clan tortoriciani ai fondi comunitari per l'agricoltura, e poi spunta improvvisamente un tortoriciano che con un solo atto, il signor Carcione Antonino, si impossessa dei terreni agricoli, centinaia e centinaia di particelle. Abbiamo scoperto che sono circa 140 ettari, sono tantissimi, comprati e venduti, scusi, a 70.000 euro. Ma io mi chiedo anche, è un po' poco, no? Noi abbiamo un signore, Ausilio Michele, che non è proprietario di queste decine e decine di particelle di terreno agricolo, 140 ettari, che li vende a un signore molto fortunato di Tortorici, che si chiama Carcione Antonino, per soli 70.000 euro. Il tutto assistito da questo signore, Giambattista Coltraro, e sembrerebbe avere redatto atti di compravendita senza avere verificato l'intestazione catastale reale degli immobili di cui lui ha redatto gli atti. Quindi davanti a lui vengono venduti non un terreno di qualche metro quadrato, ma 140 ettari di terreno appartenenti a decine e decine di ignari proprietari per una cifra irrisoria, 70.000 euro, tutti venduti da un signore, Ausilio Michele,
che non era proprietario. Noi crediamo che, vista la gravità della situazione, sarà necessario intervenire anche con la Commissione Antimafia, considerando la famiglia Carcione è nota alle cronache giudiziarie per queste tipologie, quindi truffe alla Unione Europea per fondi agricoli e per essere una famiglia collegata a famiglie mafiose tortoriciane. Quindi indagheremo se si tratta semplicemente di qualche bega di paese, ma così non è, perché 140 ettari, poi mi dicono ci sono tanti altri atti notarili anomali. In più città, abbiamo parlato di Melilli, Augusta, Carlentini, Lentini, tante città sono state coinvolte perché questi terreni si trovano in questo contesto. Ma noi dell'Indiscreto avevamo trovato solo alcuni dei 185 proprietari dei terreni. Giusto quei pochi che siamo riusciti a trovare e a contattare sin casa loro. Per noi è andata la nostra Valentina Aloisi. Nel dicembre di questo 2014 appena trascorso riceve una spiacevole sorpresa. Ce ne parli. Sento suonare, mi affaccio, chi è? È l'Indiscreto. Dico, ma Gesù mio, che cosa ci fanno a casa mia? Immagino, è rimasta sorpresa. Di stucco, è sceso mio marito, sono scesa anch'io e quando mi hanno fatto vedere che il terreno che ha lasciato il nonno ai nipoti, praticamente a mio marito e a mia cognata, un ricordo di cuore, vedo che non è nostro, che si hanno fatto l'atto altre persone, io quasi quasi svengo. Quindi è così che è venuta, ecco. a conoscenza del problema? Sì, è stato così. È stato così. Io fino ad oggi sto male, non dormo la notte e questa cosa si deve risolvere a qualunque costo. A qualunque costo. Come ho detto, dico anche oggi che correrò alle stelle, vado dovunque, me ne vado in tutte le televisioni nazionali, in tutti i programmi, perché questa cosa si deve risolvere. I terreni, il mio terreno deve ritornare a noi, perché è nostro. Mio suocero se l'ha sudato, l'ha pagato ed è nostro. Io dico che a cuore e coscienza, chi ha cuore e coscienza, ripeto, perché siamo italiani, ascoltatemi, siamo italiani, io ho 75 anni. Non mi vergogno a dire che sono una donna di 75 anni. Perciò vi ringrazio immensamente. Vi ringrazio proprio con tutto il mio cuore. Ridatemi il mio. Punto. Insomma, abbastanza ingazzata la signora Violetta, ma non è la sola. Signor Cavalli, questo sul quale ci troviamo è il suo terreno, il terreno che adesso non è più intestato a lei, è giusto? Ma in seguito alle pratiche della successione di mia madre, mi sono accorto che non risultava più intestato. Quindi è tutto casualmente? Madre, ma intestato, risultato ad altre persone. Quindi un atto che è nullo nella forma e nella sostanza, perché non ha effettuato delle dovute misure, oppure se le ha effettuate non ne ha tenuto conto. Voi avete denunciato? Avete denunciato? Sì, noi abbiamo denunciato alla Procura della Repubblica, alla Guardia di Finanza, dei fatti accaduti, invece l'inchiesta in corso. Okay. Abbiamo visto che è stato recintato in qualche modo il terreno. Questi fili metallici prima non c'erano, è corretto? Sì. Perfetto, quindi sono stati apposti da queste persone in un momento successivo? Sì, perché... Hanno confinato il terreno e quasi a voler segnare il territorio? Ma anche per delimitare, quindi, per non far uscire gli ovini, perché sono... Perché loro sono utilizzano il terreno, vengono qui a pascolare con... Ma saltuariamente, noi non abbiamo mai visto dei bovini qua, quando siamo venuti. Allora, questi cavi che state vedendo, che stanno piantati lungo tutto il perimetro, sono attraversati da una corrente continua, quindi se io tocco, prendo la scossa. E se qualcuno all'interno del proprio corpo ha anche un pacemaker, mi pare che qua ci rimane.